Ciao ragazzi, nuovo video. Allora, video smaltoso richiesto da Ivan e Lori. Ciao ragazzi, grazie per avermi richiesto questo video. Video sui miei smalti, la mia collezione di smalti. Mi sembra che ho fatto già questo video, ma lo rifaccio perché ho degli smalti nuovi. Guardate i miei primi video e ci sarà sicuramente questo video smaltoso anche tra i miei primi video, in collaborazione con un'altra ragazza. Oggi lo faccio da sola questo video, ma lo faccio appunto perché mi è stato richiesto. Scusate lo sgabello che fa rumore. Iniziamo subito. Quanti smalti hai? Allora, quanti smalti ho? Praticamente ne ho. Allora, aspettate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 più altri due rossi, 19, 20. 20 smalti più due basi, quindi tre basi perché ho un altro smalto base trasparente. 20 smalti più 21, 22, 23. Praticamente 23 smalti con le tre basi. I due smalti rossi li ho in un altro astuccio, in un altro portapenne, nell'ultimo cassetto della cassettiera, e vi dico che ne ho 24 perché ho uno smalto della Fior di Magnolia dell'Eurospin che apriremo insieme adesso, e in tutto appunto ho 24 smalti praticamente. Allora, apriamo questo smalto qui. L'ho preso appunto all'Eurospin Fior di Magnolia Nail Lacquer 02 Cyclamen, il colore. Adesso ve lo faccio vedere se riesco ad aprirlo. Madonna. Queste scatole le fanno veramente per chi non vuole rubare. Allora, ok, carta. Bellissimo, sembra gli smalti Chanel. Bellissimo, tappo lucido. Bello, 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 ciclamino. Molto, molto estivo, farò un video recensione assolutamente. Mi piace tantissimo questo colore. 24 mesi di scadenza, 11,5 ml di smalto. Bello, veramente bello. Quindi 23 smalti praticamente. Dove li tengo? Vi dico che li tengo dentro a una cassettiera, dentro a, non so se si vede, adesso mi sposto, dentro a una scatola dell'IKEA, non so se la vedete, bianca, vi lascerò una foto, che ho messo appunto dentro a un cassetto in camera da letto, perché non ho una postazione make-up, quindi li metto dove posso. Allora, gli smalti che ho sono appunto questo qui, 02 Cyclamen dell'Eurospin. Poi ho tre basi, ma ve le faccio vedere solo due perché ho due smalti trasparenti. Uno così, 00 della Deborah, base ultra rinforzante e il top coat anche fatto così della Pupa che è costato carissimo, costosissimo. Poi ho due smalti, uno rosa e uno fucsia, uno della Essie, numero 26 status symbol, questo qui, bellissimo, molto estivo. Poi ho un fucsia numero 251 della Kiko, questo qua. Già usato, bellissimo, lucido. E poi ho un colore rosso aragosta, un rosa pesca quasi. 03 Cru Love is True Love. L'ho comprato a San Valentino della Essence questo smalto. E c'è anche la tinta labbra uguale, vi farò una recensione. Poi ho un viola della Shaka che mi ha regalato una ragazza. Ref 630 con i brillantini autunnale Purple Shimmer, bellissimo packaging. Un altro viola. 277 mi sembra che sia il numero, questo qui bellissimo, ideale anche per le feste natalizie con i glitter, meraviglioso, della Kiko. Un altro viola un po' più chiaro della Essence, vecchissimo, il numero è vicino al codice a barre ed è appunto il numero 154 Pink e Proud. Essence Color and Go, viola bellissimo. Poi abbiamo un blu sempre della Essence Color and Go. Blu con i brillantini, bellissimo, numero 129, The Boy Next Door. Gli inci non sono buonissimi, ma amo gli smalti, ne comprerei veramente tantissimi tutti i giorni. Poi ho un altro smalto estivo, numero 53, corallo rosa della Collistar, costato 12 euro, però veramente validissimo, bellissimo, dura una settimana, è un bellissimo colore, formula brevettata, asciugatura rapida, lunga tenuta, pennello professionale, fantastico. Poi ho tre dorati. Uno della Pupa e ho un altro smalto rosso della Pupa, 830 mi sembra, non lo so, comunque con questo packaging. Lasting Color, questo qui, ha pochissimi brillantini e uno smalto che non mi piace per niente, sinceramente, è costato carissimo. Numero 829 della Pupa, non della Kiko, di 3-4 anni fa, veramente vecchissimo.
dura pochissimo sulle unghie, i brillantini non si vedono neanche, sembra quasi un rosa, un sbiadito più che un dorato, non mi piace. Poi vabbè, avevo anche smalti cinesi, ma adesso ne ho solo più uno. Adesso no, appunto non li ho più, a parte questo che mi è stato regalato da mia madre, bellissimo packaging, appunto dorato, Golden Paris. Poi l'ho comprato io questo qui a Natale l'anno scorso della NYX, New York Color, 011 numero Fashion Queen, brillantinato per Natale, bellissimo, amo i glitter dorati. Poi ho un nero della collezione di Essence Gel, nero semplice, Essence The Gel, due bianchi, uno con i brillantini sempre della Collistar, costato 7 euro invece di 12, bianco con i brillantini, e uno bianco semplice per fare le nail art senza brillantini, un bianco che sembra quasi grigio, della L'Oreal, numero 001 Color Rich, Snow in Megev, non lo so, vabbè, questo. Poi ho un rosa di cui vi ho fatto una recensione, e se volete la recensione di qualche smalto di quelli che vi ho fatto vedere, fatemi sapere, commentate. Questo qui è lo smalto della Essence, numero 02 I Care For You, Essence Love Joy Care, molto carino come colore. Poi ho questo smalto della Rosso Rubacuori della Calzedonia, non so dove l'ho trovato, vecchissimo, forse di qualche mia amica, di famiglia, parente, non lo so, comunque bello, molto molto estivo, con il tappo vellutato, in velluto. E poi ho uno smalto rosso della Deborah, 001 o 002, non lo so, rosso semplicissimo, un po' più chiaro di questo. E poi appunto ho questo smalto qui della Denim, sempre della Deborah, 002 Denim blu, blue jeans, molto bello il packaging, anche il colore. E poi ho indosso sulle unghie da una settimana e più questo smalto di cui vi ho già fatto una recensione, Essence The Gel numero 14 Do You Speak Love, smalti Essence molto belli. Mi piacciono soprattutto gli smalti Color & Go, non solo quelli in gel della Essence, il colore è molto molto bello, un po' scuro ma dura poco sulle unghie. Questi sono i miei smalti, a parte appunto questo qua di Pupa che non mi piace per niente per i brillantini che non si vedono e per il fatto che dura un giorno, quasi due neanche, e poi si sbecca. Però a parte questo e a parte due smalti rossi, uno della Pupa e uno della Deborah, come vi ho detto prima, che sono quasi finiti, li sto quasi per buttare. Questi sono i miei smalti, a parte appunto quei due che vi ho detto prima. Non vedo l'ora di usare questo smalto qui perché è veramente bellissimo. Ditemi voi che smalti avete, se vi piace questo video. Grazie per la richiesta e al prossimo video. Tre smalti base, due smalti bianchi, uno smalto rosso della Deborah, uno smalto della Pupa. Questo smalto qui vi ho già detto che non mi piace. Fatemi sapere quanti smalti avete voi, alcuni miei sono già secchi, alcuni mi piacciono, altri no, vi farò delle recensioni. Al prossimo video, ciao ragazzi! Guardate che belli questi anelli, di scarpe e scarpe. Io invece di comprare le scarpe o compro cose della Essence o compro cose di bigiotteria. Comunque al prossimo video ho praticamente 23 smalti, sono veramente tantissimi, ma voi ne avrete molti di più di me. Quindi al prossimo video, spolliciate, ciao!